Eccolo, si vedo mai ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti e arzilli nel canale, un altro bevi insieme, un buon mattino, un buon risveglio a tutti voi questo giovedì 12 settembre e ovviamente prima di partire col contenuto di giornata, come sempre vi invito a lasciare un bel pollicione alto, alto e poderoso se il video fosse stato di vostro gradimento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre costantemente aggiornati sulla postatura quotidiana di ogni contenuto. Parto con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte! Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Volevo partire con un saluto, l'ultimo, per Luca Giurato che ci ha lasciato proprio ieri e comunque ha rappresentato un pezzo di storia anche del nostro giornalismo e ovviamente della storia della televisione italiana. Quindi un bacio alla famiglia, un saluto a lui, ovunque egli sia, e che possa riposare in pace. E poi, ovviamente, volevo anche ricordarvi che in questo periodo c'è tanto fermento nella mia zona, qui in Emilia-Romagna, per via di Imola e Musica, che sta veramente intrattenendo moltissime persone. Stanno arrivando personaggi di spicco della TV italiana, comici, ma anche musicisti, cantanti importanti. Per esempio, è venuta BBK, che ha fatto la DJ qualche giorno fa. Oggi ci saranno dei comici di Zelig. È comunque un momento festoso in questa settimana, appunto, dove c'è tantissima gente, tantissima affluenza proprio dai paesi limitrofi e in alcuni casi anche da grandi città. Quindi, con ogni probabilità, andremo a fare un giro. È sempre molto bello. Tra l'altro, si fa proprio fatica anche a girare per le strade e a trovare parcheggio. Spesse volte bisogna parcheggiare diversi chilometri fuori dalla città, però. Come ho detto, è sempre un evento culturale, comunque di riunione, di ricreatività, che piace un po' a tutti. Ecco, volevo partire ovviamente con l'argomento di oggi che riguarda le probabili formazioni di Thiago Motta, che sta sciogliendo gli ultimi dubbi con questi ultimi allenamenti appunto alla Continassa, no? Con la presenza ovviamente dei giornalisti, sempre pronti a carpire, a ghermire informazioni utili. Per la partita del Castellani che si giocherà alle 18, appunto sabato pomeriggio, e come abbiamo detto, il 4-2-3-1 dovrebbe essere il modulo scelto proprio dal nostro nuovo tecnico oriundo. Di Gregorio inamovibile in porta, come abbiamo detto, portiere di solidità che sta dimostrando di essere un buon portiere di 27 anni, ma con grandi ambizioni sia in ambito Juventus, ma anche in ambito nazionale, dove comunque farà di tutto per giocarsi il posto con Meret, Vicario e Donnarumma, e ovviamente davanti a lui Gatti e Bremer inamovibili, stanno dimostrando una grande solidità. E ricordiamolo che Gatti è stato anche convocato con Spalletti, hanno preso 0 gol ovviamente in 3 partite, 6 segnati, e solo questo piccolo nero del pareggio con la Roma, e io mi auguro di riuscire a tornare a fare i 3 punti subito proprio contro l'Empoli, una squadra ostica. E il ballottaggio in difesa è solo uno, cioè quello tra Danilo e Savona. Vedremo cosa si verrà scelto. Danilo in queste ultime settimane ha avuto dei problemi fisici, non era al meglio e Thiago Motta aveva bisogno di giocatori che potevano dargli quello che chiedeva, a volte anche soltanto correre di più, aggredire alto. E quindi è chiaro che non poteva mettere giocatori fuori forma, fuori fase, che non riuscivano a dargli tutto in 90 minuti più recupero. Dall'altra parte Cabal. Cabal, sorpresa di questo inizio di campionato, ancora affidabile al massimo, e quindi non ci sarebbe il motivo assolutamente di rimpiazzarlo con nessun altro. E ricordiamoci che comunque non sembrava un grandissimo esperimento dopo gli amichevoli, ma anche lui aveva ancora le gambe ballate, doveva abituarsi dal salto Verona-Juventus ed era stato anche provato come centrale. Adesso ha trovato la sua misura perfetta in quella fascia sinistra e quindi io dico per il momento giusto così, giusto dargli questa fiducia. Ovviamente come punta solitaria ci sarà Dusan Vlahovic, a centrocampo finalmente vedremo Douglas Luiz, e sono stati anche spiegati i motivi per i quali Thiago Motta non lo aveva considerato come titolare nelle prime 3 partite, tant'è che il brasiliano ha fatto soltanto 58 minuti. In realtà non era un discorso legato alla sua capacità tecnica, le sue capacità balistiche che sono indiscutibili, tant'è che all'Aston Villa era un top player. Però Thiago Motta aveva bisogno di giocatori che gli davano un certo tipo di pressione, aggressività alta e un certo ritmo, una certa trasmissione di palla.
cosa che Douglas Luiz non poteva garantire. L'avete visto anche voi, avete detto proprio, mi sembra una copia di Arthur, proprio perché era molto lento e macchinoso nella costruzione, e mettendolo dentro gli ultimi minuti, a volte anche dal 70° in poi, è chiaro che era più facile in qualche modo amministrare il punteggio su una partita già sul 3-0 o 2-0 come era col Como e 3-0 col Verona, era molto più facile. Quindi è chiaro che c'è stata questo tipo di scelta, ma sarà titolare, così come sarà titolare Coop Miners, che scalpita, smania dalla voglia di dimostrare di essere un leader e di poter fare la differenza anche in zona gol, e poi anche qui gli intoccabili Locatelli, Ildiz e Cambiaso, ancora una volta scelto titolare, e devo dire che comunque questi giocatori sono sicuramente i più in forma, tenendo conto che comunque Agic evidentemente per ora non dà ancora garanzie fisiche perché è ritornato da poco dall'infortunio. Lasciamo perdere Milik, che sarà fuori fino al 21, Weah e Thuram magari non vogliono essere rischiati proprio perché ritornano da un breve infortunio, e con Seisao per ora purtroppo non è disponibile, e quindi diciamo che questa che vediamo con ogni probabilità è la miglior formazione che Thiago Motta può schierare. Poi è chiaro che avvicinandoci a sabato, quindi già magari la mattina prima della partita con la rifinitura, potrebbe anche sorprenderci con delle decisioni dell'ultimo momento, magari mettendo dentro un giovane inaspettato, perché lo ha già fatto anche in Juventus Como nella partita d'esordio. Per chiudere il video e farlo bello carnoso e denso di contenuti, avete visto anche voi che il CDA della Juventus si terrà il 27 settembre, non più il 19 settembre. Ovviamente in quella data precisa Elkan, Scanavino, Ferrero e tutti gli altri azionisti approveranno il bilancio fino al 30 giugno 2024 con un rosso di circa 200 milioni, che non è tantissimo, tenendo conto che abbiamo fatto un anno di penalizzazione e senza introiti Champions League, quindi secondo me ci siamo difesi molto bene, e i benefici di questo mercato fatto da Giunta li riverberanno anche nel futuro fino al 2027, ma udite udite, il pareggio di bilancio, proprio in virtù degli ammortamenti che ci sono, dell'abbassamento del monte ingaggi e del fatto che abbiamo sfruttato il potere della Next Gen come cessioni per fare gli acquisti e dare 8 giocatori di spessore a Thiago Motta, ci aiuteranno già forse il prossimo anno ad ottenere questo zero a bilancio, che è tanta roba. Quindi prepariamoci al 2025-2026 con una Juventus in salute, con questa sostenibilità ormai raggiunta. In effetti, come vi dicevo anche nel video di ieri, Scanavino era stato molto chiaro, cioè lui entro il 2027 aveva fatto questa previsione di un ritorno al pareggio di bilancio con un utile creato, un po' come fa il Napoli e in alcuni casi anche la Lazio. Sono due società che nella maggior parte dei casi riescono a terminare le loro sessioni di mercato con un più. Quindi la Juventus deve tornare a fare quello se vuole tornare competitiva, specialmente in Europa, perché in Italia lo può già fare, e ovviamente tornare a comprare quei cartellini esosi, un po' alla Vinicius, alla Bellingham, alla Haaland, come fanno i grandi club, e in questo momento purtroppo non ce lo possiamo permettere. Ditemi la vostra, forza io fino alla fine, scarica di commenti.